Hai mai pensato ai tuoi geni e a come possono influenzare la tua salute? Hai mai pensato di avere maggiori probabilità di avere determinati problemi di salute a causa dei tuoi geni? Si scopre che molte malattie possono essere collegate ai nostri geni. Il test del DNA per le malattie azionabili è uno strumento potente che può aiutare coloro che vogliono scoprire a quali malattie sono più suscettibili. Non vorresti anche tu saperlo in anticipo? Ma come funziona questo test del DNA? L'American College of Medical Genetics è un'organizzazione composta da professionisti sanitari che si concentrano sulla comprensione dei geni e su come questi influenzano la salute. Questa organizzazione ha definito linee guida che classificano le varianti genetiche in 5 categorie: patogena, probabilmente patogena, significato incerto, probabilmente benigna e benigna. Una variante classificata come patogena è considerata con alta probabilità di causare o contribuire a una specifica malattia genetica. Una variante classificata come probabilmente patogena è quella per cui c'è un forte sospetto, ma non una conferma definitiva, che sia associata a una specifica malattia genetica. Con il test del DNA per le malattie azionabili, si determina se nel tuo DNA sono presenti queste varianti genetiche classificate come patogene o probabilmente patogene. Ma di quali malattie stiamo parlando? Il test del DNA per le malattie azionabili è diviso in 3 gruppi: disturbi che possono aumentare il rischio di cancro, disturbi che possono aumentare il rischio di problemi cardiovascolari e altri tipi di disturbi. Esaminiamo più da vicino il primo gruppo, i disturbi che possono aumentare il rischio di cancro. Il nostro corpo è composto da miliardi di cellule che hanno la capacità di moltiplicarsi. Tuttavia, questo processo di moltiplicazione cellulare deve essere attentamente regolato, altrimenti le cellule possono iniziare a moltiplicarsi in modo incontrollato, portando a problemi come tumori o cancro. Il nostro corpo ha meccanismi che assicurano che la cellula non si divida troppo rapidamente. Il problema sorge quando questi meccanismi non funzionano. In questo test del DNA, analizziamo la presenza di varianti in geni che, quando mutati, disturbano questi meccanismi che controllano la divisione cellulare, aumentando il rischio che le cellule inizino a crescere in modo incontrollabile e portino all'apparizione di tumori e di alcuni tipi di cancro. Alcuni esempi sono il retinoblastoma causato da una mutazione nel gene RB1, la sindrome di von Hippel-Lindau causata da una mutazione nel gene VHL, la sindrome di poliposi giovanile che può essere causata da una mutazione nei geni SMAD4 o BMPR1A, il sindrome della neoplasia endocrina, multipla di tipo 1 causato da una mutazione nel gene MEN1 e molto altro ancora. Per quanto riguarda le condizioni che possono aumentare il rischio di problemi cardiovascolari, analizziamo la presenza di varianti in geni noti per influenzare lo sviluppo di cardiomiopatia ventricolare destra aritmogena, la sindrome di Brugada, la sindrome del QT lungo e la sindrome di Loeys-Dietz. Questi sono diversi tipi di problemi legati al cuore. Le conseguenze di queste malattie cardiovascolari possono variare da battiti cardiaci irregolari a eventi potenzialmente letali come l'arresto cardiaco improvviso. Sapere di avere un rischio maggiore a causa di fattori genetici permette una rilevazione precoce e una gestione proattiva. Ciò può includere controlli regolari, monitoraggio per segni di complicazioni, modifiche dello stile di vita e, in alcuni casi, interventi medici per ridurre il rischio di eventi gravi. Oltre alle malattie cardiovascolari e correlate al cancro, in questo test del DNA puoi anche scoprire se hai un rischio maggiore di sviluppare altre malattie come l'ipertermia maligna, una reazione rara ma potenzialmente letale a certi farmaci usati durante l'anestesia. Identificare un rischio maggiore è cruciale per prevenire questa reazione durante gli interventi chirurgici. La sindrome di Marfan, un disturbo genetico che colpisce il tessuto connettivo, principalmente nel cuore, negli occhi e nel sistema scheletrico. La rilevazione precoce è cruciale per prevenire possibili complicazioni cardiovascolari. La carenza di ornitina transcarbamilasi, deficit di OTC, un raro disturbo metabolico che colpisce la capacità del corpo di processare l'ammoniaca. L'identificazione precoce è essenziale per prevenire l'accumulo tossico di ammoniaca. La malattia di Fabry, un disturbo ereditario che colpisce vari organi, inclusi i reni e il cuore.
Una diagnosi precoce è cruciale per prevenire complicazioni e migliorare la qualità della vita. E altro ancora. In sintesi, il test del DNA per le malattie azionabili offre la possibilità di sapere in anticipo se si ha un rischio maggiore di sviluppare molteplici malattie, consentendo di intraprendere passi proattivi verso la prevenzione e l'intervento precoce.